Buongiorno, bentornati all'appuntamento con l'informazione. Il governo cancella la quarantena da contatto con positivo per chi ha fatto il richiamo o due dosi di vaccino da meno di 4 mesi. Le uniche prescrizioni sono 10 giorni con la FFP2 e un tampone al 5° giorno se compaiono i sintomi. Esteso l'obbligo di Super Green Pass su tutti i mezzi di trasporto, per ristoranti all'aperto, alberghi e piscine, ma la norma non passa per il lavoro. Intanto il Covid oscura il cenone di Capodanno. Con l'aumento dei casi e il timore delle nuove varianti, ondata di disdette nei ristoranti e negli alberghi. Le associazioni di categoria lanciano l'allarme. In Gazzetta Ufficiale via libera alle modalità per l'uso della pillola antivirale Merck. È destinata a pazienti adulti non ospedalizzati con malattia lieve moderata e senza specifici fattori di rischio. La somministrazione non oltre 5 giorni dai sintomi. Feste vietate, controlli rafforzati e serrati nelle strade e nelle piazze, scatta il piano per Capodanno, inviata la circolare del Viminale ai prefetti per definire le attività di contenimento del virus. E a causa delle nuove restrizioni imposte da Parigi, Eurotunnel ha annunciato che i cittadini britannici non potranno più transitare in macchina in Francia per raggiungere i paesi di residenza in Europa. Sono esclusi i britannici con residenza in Francia. Si cerca la via diplomatica per risolvere il nodo Ucraina. Con le truppe di Mosca ammassate al confine, il leader russo Vladimir Putin parlerà con il presidente degli Stati Uniti Biden, che ha già offerto la sua disponibilità. Haiti ormai sull'orlo del baratro, omicidi, atti di guerriglia, rapimenti, violenze sono sempre più all'ordine del giorno. Nelle testimonianze dei missionari il racconto dell'estrema povertà nella quale versa la popolazione, abbandonata da tutti. Molte le chiese semivuote a Natale per la paura di uscire e feste in piazza cancellate. L'aviaria torna in Europa. In Repubblica Ceca 48 focolai, in Slovenia isolato un allevamento, basso il rischio di trasmissione della malattia agli esseri umani, anche in Francia preoccupazione nella regione produttrice di foie gras. La pressione atmosferica torna ad aumentare ed arriva il bel tempo in quasi tutta Italia, valori oltre le medie stagionali e temperature in alcune aree fino a 21 gradi. Non mancheranno però nebbie e foschie nelle zone interne della penisola. Nelle isole maggiori tempo stabile e soleggiato. A Pescara la Polizia di Stato ha sequestrato oltre 8 quintali di botti illeciti nell'ambito dei servizi straordinari di contrasto al fenomeno della produzione, deposito e vendita di materiale pirotecnico di genere proibito. Si tratta di partite di fuochi illegali che avevano ricevuto una catalogazione che non rispettava la conformità di legge. Il 30 dicembre del 1987 veniva pubblicata l'enciclica Sollicitudo Rei Socialis di Giovanni Paolo II. Sulla scia della Populorum Progressio di Paolo VI approfondiva il tema della sollecitudine sociale della Chiesa, finalizzata ad un autentico sviluppo dell'uomo e della società che rispetti e promuova la persona umana in tutte le sue dimensioni. La NASA ha chiamato 24 teologi a far parte di un progetto voluto dall'ente spaziale. Ne farà parte il Center for Theological Inquiry di Princeton, il cui obiettivo è dare vita a punti di comprensione, convocando teologi, scienziati, studiosi e responsabili politici per pensare insieme ed informare il pubblico sulle preoccupazioni globali. È tutto, vi lascio alla Santa Messa, l'informazione torna alle 12 con il TG2000. Buon proseguimento di giornata.